allora la morte arriverà. Arriverà piano piano. Tu sarai seduto, ma da lontano vedrai un puntino e poi un'ombra man mano che passa il tempo. Un'ombra, un puntino che man mano diventano più grossi, più grandi, e si materializzano e diventano una figura nera che cammina, cammina sempre piano. Tu vedi che ha un cappuccio, ma non vedi il volto, ma vedi che si avvicina, lenta, inesorabile. È come avvolta da una luce opaca, come da una nebbia, e cammina, cammina piano e si avvicina. Ma tu sei come incatenato, non puoi andartene, non puoi alzarti, puoi soltanto subire, subire questo incedere. E allora la morte arriva, 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 lenta, lenta ma inesorabile, e ha dei passi che consumano, consumano quasi il terreno, consumano il tempo, e arriva, e tu capisci che hai sempre più paura, non sai perché, ma arriva, e la vedi che questa figura che piano piano diventa sempre più grande, che si materializza. E allora la morte arriva e niente la può fermare, e ogni giorno arriva e coglie le sue spighe, ogni giorno arriva e prende il suo raccolto, e tu pensi che è sempre raccolto che riguarda altri, invece man mano che arriva, capisci che questo raccolto forse un giorno sarà anche per te, che tu ne farai parte. E allora la morte arriva, cammina, lenta, inesorabile, implacabile. Non la può fermare nessuno. E tu vedi che quest'ombra, questa presenza si avvicina, e si avvicina, e si avvicina, e diventa sempre più grande. E tu la vedi, nera, grande, si avvicina, e tu sei lì incatenato, cominci a sudare, e vuoi andare, ma non riesci. Finché, quando è venuto il momento, quando è venuto il tempo, il tuo tempo, allora viene vicino a te e ti sussurra: finalmente ci incontriamo. Mi aspettavi, vero? Hai vissuto la tua vita, hai fatto quello che volevi, ho avuto pazienza, ma alla fine sono qua. E ti dice: vieni, figlio mio, abbracciami. E mi abbraccia. In questo abbraccio mortale ed eterno.